Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì 21 ottobre. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì, e se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Il Vangelo di oggi, tratto dal racconto di Marco, è molto interessante perché ci fa capire qual è lo stile della missione che Gesù affida ai dodici e quindi anche quale deve essere lo stile della Chiesa. Anzitutto, la missione nasce dalla comunione. Dice il Vangelo che prese a mandarli a due. Gesù manda i dodici a due perché appunto vuole che la prima testimonianza sia l'amore reciproco, il loro modo di essere uniti, di stare insieme. La comunione è la fonte della missione e della testimonianza. Non è un caso che il nostro Vescovo qualche tempo fa, parlando a noi sacerdoti, diceva: dei preti che pregano e si vogliono bene sono invincibili. Penso che sia vero. Ancora, il secondo segno è la povertà. Non prendere per il viaggio niente, se non solo un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura. Sandali, non due tuniche. È una scelta di povertà radicale. Nella Chiesa alcuni santi hanno voluto vivere alla lettera queste parole. San Francesco, Madre Teresa di Calcutta, la loro testimonianza è sempre attuale. È la forza del Vangelo vissuto. Non tutti abbiamo questa vocazione, non tutti abbiamo lo stesso coraggio. Eppure il Signore ci chiama a fidarci della provvidenza, a non confidare nei nostri mezzi, ma a confidare solo nella sua grazia. Ancora, in terzo luogo, dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di là. Gesù non vuole che si passi di casa in casa per approfittarne, vuole che quando si arriva si accolti, da lì si irradi la missione, perché la missione deve poi irradiarsi in un posto preciso, in un gruppo di persone precise, in un gruppo di famiglie precise. La comunità cristiana deve essere fatta di comunità, di piccole cellule che evangelizzano. Chiediamo la grazia di riscoprire quanto anche noi siamo chiamati ad essere testimoni e preghiamo oggi in maniera particolare per i missionari andati lontano, in terre dove i cristiani battezzati sono mosche bianche, a portare il Vangelo con coraggio perché tutti credano e siano salvati. Preghiamo gli uni per gli altri e affidiamoci alla Vergine Santa, chiedendo la fine di questa pandemia. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata.